Eccomi, ti avevo promesso che sarei ritornata per fare un primo piatto. Quindi abbiamo qui una pentolina, ci stiamo mettendo un pochino di olio, ci mettiamo uno spicchietto d'aglio, un pezzettino, va bene. Un pochettino di cipolla qua e un filettino di acciuga. E mandiamo, ciao Raffaele, non ti preoccupare, ecco qua. Mandiamo, facciamo soffriggere. Poi un'altra pentolina, sempre un pochino di olio, ecco qua, un pezzettino di aglio e facciamo soffriggere anche questo. Ecco qua l'altra pentolina, questo già sta soffriggendo. E ci andremo a mettere il gambo del nostro carciofo. Ciao Joe, buonasera. È un po' che manco, lo so, però ho avuto un po' di problemi, sono molto impegnata con il lavoro. Ecco. E questo lo metteremo anche con la pentolina. Ciao Altare. Ecco qua, questo fritto. Qui abbiamo il carapace di 3 gamberi rossi, avremo una porzione, quindi 3 gamberi vanno bene. Ci andremo a mettere nel nostro soffritto, facciamo andare, poi finiamo con un pochino di vino e ci mettiamo un pochino d'acqua e faremo la famosa bisque che ci servirà per insaporire il nostro piatto. Ok? Questi vanno, prepariamo un pochino di vino. Anche se ne bacca poco poco, un pezzettino, ecco qua. Siamo pronti anche con l'altro pentolino e ci andiamo a mettere il nostro gambetto, il gambo del carciofo, e lo facciamo soffriggere un pochetto. Ok, questo sta andando. Bene bene anche questo, mettiamo il vino bianco, bene. Questo pure sta friggendo. Ciao Mauro, ciao Maria, grazie. Allora, questo una volta che l'abbiamo un po' rosolato, così lo metteremo da parte. Ciao Michael! Grazie! Qui i nostri gamberi stanno ancora andando, li facciamo sfumare per benino e poi metteremo un pochino di acqua e faremo un po' di bisque. Allora, questi sono pronti, li prendiamo. Li andremo a vedere dopo cosa ne faremo. Spostiamo questi, prepariamo un'altra padellina, un pochino di olio, solita un pochino di aglio, ok, un po' di cipollina. Pollo, scalogno. Ciao Alder, ben trovato. E un filettino di acciuga anche qui. Ok?
saremo veloci, eh? Veloci, veloci, veloci. Facciamo andare. Adesso il nostro carciofo. Se c'è del pelo lo togliamo. Ecco qua. Adesso sarà la stagione di carciofi, quindi faremo qualche ricettina anche con i carciofi, eh? E facciamo coprire. Ecco qua. E andiamo a mettere sulla nostra padellina. Lo facciamo rosolare bene bene bene, un pochino di sale, un pochino di olio, ecco qua, e lo facciamo cuocere qua. E la nostra bistec sta andando avanti, ok. Adesso ci aggiungiamo un pochino di acqua. Da bolle, così facciamo prima, lo facciamo bollire un pochino, giusto il tempo di farlo insaporire, anche questo lo facciamo insaporire per bene. Un pochino di vino bianco anche qui, così ti teneriscono un po'. Ciao Albert, vieni. Ci siamo anche con la bisca e adesso facciamo una bella cosa, ok? Adesso la frulliamo, frulliamo il tutto e poi andremo a filtrare. Quindi mentre cuociono i nostri carciofi, e noi chiudiamo la bisque. Adesso la filtriamo. Il gambo, ciao Paolo, il gambo del nostro carciofo che avevamo, ricordate, che avevamo rosolato prima. Ok, raggiungiamo la bisca e andremo a frullare anche questo. Ecco, e frulliamo anche. Perfetto.
terminato. Possiamo mettere in cottura la nostra pasta. In questo caso sono degli spaghetti di mais e riso, perché io sono un pochino intollerante e quindi userò dei spaghetti di mais. Per utilizzare gli spaghetti normali. Ecco qua i nostri cacciocchi. Vedete? Si stanno ben recuperati, si stanno preparando per benino, adesso li tiriamo. Ecco qua. E mettiamo a rosolare anche i nostri gamberi, li spostiamo. Adesso togliamo un'altra padella più grande, intanto metti con in cottura, volentiamo un po' e prendiamo una padella. Poi in questa padella più grande andremo a mettere la bisque in cui abbiamo aggiunto anche il gambo del nostro cacciocco. Ok, accendiamo il nostro fornello e adesso vediamo cosa succede. E i nostri spaghetti andranno a terminare la cottura nella pista. Allora, i cacciocchi qui sono pronti, abbiamo scottato anche i nostri gamberi, ecco qua. Poi lasceremo qualche cacciocco per la decorazione. E gli altri invece. A questo punto andiamo a prendere i nostri spaghetti e li mettiamo in lapisco. Andranno a terminare la cottura e diverranno belli cremosi e saporiti. Questi gli asparagi, eccoli qua, con i nostri gamberi li possiamo spegnere, sono pronti e li mettiamo da parte. Andiamo a mantecare la nostra pasta. Vedete bene? Ecco. Adesso questa terminerà la cottura nella bisque e assorbirà tutto il sapore. Un po' di carciofi che li mettiamo e ne lasciamo un po' per la nostra, per il nostro impiattamento, ok? Benissimo. E facciamo andare. Vedete, gli spaghetti sono crudi, termineranno la loro cottura in padella. Sono pronti anche i nostri funghi. Hanno un profumo fortissimo. Ci siamo quasi quasi, siamo quasi pronti.
ci siamo. Il piatto per lo sfoglio. Eccola. Eccoli qui. Grazie Gio, sei molto gentile. Ci vuole un po' di pazienza, un po' di padelle. La regina delle padelle. Però ci si può fare. Ecco qua. Sapete che poi io adoro più cucinare il pesce che la carne, no? Ecco qua. Mettiamo un po' di prezzemolo. Vedete che cremina? Eccoci. In questo modo avranno preso tutto il sapore dei gamberi. Ve lo posso assicurare. Ecco. Ci siamo. A posto, la nostra pasta è cotta, prendiamo il nostro piatto da portata, tiriamo bene il nostro sughettino. Il colore rosso è dato dai gamberi e non dal pomodoro, questo è importante. Cerchiamo di fare un trattamento un po' più carino, adesso prendiamo bene il piatto. Cerchiamo di fare le cose fatte bene, ok? Bene, adesso ci sistemiamo i nostri gamberi, eccoli qua, i carciofi, abbiamo messo da parte. Il piatto è pronto, mettiamo un pochino di prezzemolo. Grazie Gio, sei sempre gentilissimo. Un po' di prezzemolino. Ecco qua. E ci siamo, il nostro piatto pronto. Potete utilizzare anche della pasta all'uovo, però chiaramente per mantecarla in questo modo è più indicata la pasta secca. Io vi ringrazio, vi do un bacio e buon appetito. Ciao!